Passo la parola a Carlo Garofalo, che è il direttore del URLEX, ufficio legale regionale, che oltre a fare l'avvocato è costretto da me e dall'organizzazione che rappresento a dare un contributo anche al nostro sito acucampagna.org. Grazie Carlo. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché poi siamo nel pomeriggio, avete mangiato. Allora, io sono l'avvocato Carlo Alberto Garofalo, responsabile regionale Acu Campania, responsabile legale. Non sono un amministrativista, quindi per quanto riguarda la terra dei fuochi non vi so dire tantissimo. Anzi, sicuramente chi sta nel territorio conosce le problematiche meglio di me e sa la difficoltà nel poter portare avanti un risarcimento dei danni ambientali, dei danni provocati alle persone, sono innumerevoli e non si sa neanche come il governo voglia agire, perché da una parte si richiede una bonifica, dall'altra parte si richiede un risarcimento del danno che può essere fatto riguardo alla bonifica o ripristinando lo stato dei luoghi, oppure un risarcimento per equivalente. Problemi difficili anche perché vi è difficoltà nel poter portare avanti queste azioni, vi è difficoltà nell'avere una sentenza, ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, ricorsi anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per cercare di anticipare queste delle sentenze che invece ancora non escono o non danno soddisfazione. Questi sono i problemi che come responsabile regionale li sto guardando, stiamo cercando tutti gli avvocati dell'Acu Campania di promuovere un'azione ancora più diretta, un'azione che coinvolga non solo l'Acu Campania ma che poi si estenda all'Acu Nazionale, ossia che tutti gli avvocati diano il proprio contributo per poter risolvere questa problematica. Mi rendo conto che comunque è difficile perché anche la Corte Europea si parla del diritto alla salute, del diritto della Costituzione, che quindi è una responsabilità dello Stato italiano, non solo di chi materialmente ha causato questi danni, di chi materialmente ha sversato, quindi ha creato questo problema nella terra dei fuochi in questo ambito, ma sicuramente anche in altre zone, non solo della Campania. Quindi qui chiederò successivamente un aiuto a tutti per poter portare ancora un'azione diretta, più mirata a questo problema. In linea invece generale, come Acu Campania stiamo cercando, abbiamo posto già nel nostro sito acucampania.org un database in cui ogni avvocato mette le sentenze delle cause vinte, perché la forza di un'associazione è proprio questa, è quella di avere sentenze da portare avanti. Quando andiamo a scontrarci con i grandi, con le SPA, con gli enti che hanno non avvocati migliori, ma hanno un'organizzazione migliore della nostra, la nostra forza sono le sentenze, perché se io singolarmente, faccio un esempio, mi scontro con gli avvocati della Volkswagen per lo scandalo di Dieselgate e mi trovo che la Volkswagen mi porta 50 sentenze che gli danno ragione e io, singolo avvocato di un'associazione, non sono in grado di portare avanti 3 o 4 sentenze che possono quantomeno influenzare il giudice così come lo stanno facendo loro, mi pongo un problema. Dico, non dobbiamo essere soli, ma dobbiamo appunto aiutarci l'un con l'altro, e questo vale per questo scandalo di Dieselgate, ma per qualsiasi altra problematica, appunto Enel, Eni, dobbiamo essere in grado di dare ai nostri avvocati uno strumento, a parte la loro capacità di essere bravi o meno in giudizio, ma uno strumento su cui far leva, su cui parlare col giudice, portarlo a un convincimento che sia il più esatto possibile alla tutela dei consumatori. Molti giudici non sanno neanche cos'è il codice del consumo, molti giudici non comprendono, fanno differenza fra mediazione, conciliazione, non seguono le cose perché non sono persone preparate. Noi che dobbiamo essere più preparati di loro, dobbiamo essere in grado di dare anche a loro questi strumenti che prima dobbiamo avere noi. Quindi
ripeto, con il responsabile dottor De Nicolais abbiamo creato questo database, un database regionale per il momento, ma che cerchiamo però di esportarlo a livello nazionale, in modo che tutti gli avvocati di tutta Italia, ACU, diano il loro contributo, perché se una sentenza che ho di Milano, di Torino, di cosa, me la porto anche a Napoli, è un convincimento che il giudice avalla, cioè sono maggiore cose a nostro favore. E questo è quello che noi stiamo cercando di fare, avere questo database con le sentenze che diano il nostro punto di forza. Questo è quello che vi dico in questo ambito. Naturalmente, come responsabile legale dell'ACU, stiamo cercando anche di fare un'altra cosa, di settorializzare le nostre competenze, ossia un avvocato bravo amministrativista deve essere il punto di riferimento per tutti gli avvocati della regione, ossia come ci sono gli avvocati delle società che quando vanno si presentano per la società stessa e si appoggiano alle varie sedi, così deve essere anche noi, ossia se un amministrativista deve essere amministrativista di tutta la Campania e va, poi si appoggia alle singole sedi, naturalmente ci sarà un accordo tra di loro, ma si presenta lui con l'avvocato della singola sede, in modo che la controparte, le persone che si scontrano contro l'ACU sappiano che nell'ambito amministrativo ci sta questa persona che è brava, nell'ambito penale c'è questa persona che è brava, ci sono, deve essere dei punti, dobbiamo avere noi dei punti di riferimento con cui poi far crescere le altre persone. Questo è il nostro obiettivo. Vi ringrazio e buon continuo.